Amici sportivi, bentornati in Extra Sport e bentornati su Extra TV. Una puntata particolare quella di oggi, una puntata nella quale lo sport, la passione per i motori e soprattutto la passione per la natura, connubio che quest'oggi conosceremo meglio grazie ai nostri ospiti, rappresentano un momento di grande passione per questo sport, per questo modo di vivere la natura che nella provincia di Frosinone, ma non solo, anche in quella di Latina, ha tantissimi appassionati. Ne parleremo diffusamente perché oggi vogliamo parlare di fuoristrada, vogliamo parlare di topini randaggi. Vi ho accennato nei precedenti appuntamenti di questa associazione di Castro dei Volci in provincia di Frosinone che da 7 anni o giù di lì porta nel cuore questa passione e la rende evento attraverso una serie di iniziative. Ecco perché io sono contentissimo di ospitare qui in studio il presidente dei Topini Randaggi, Mauro Perfini. Ciao Mauro, benvenuto. Ciao, grazie, TV. Grazie. E grazie a te per aver accettato il nostro invito. Mauro non è solo perché ci ha portato un delegato, uno dei delegati nazionali della Federazione Italiana Fuoristrada. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Fabrizio Pallocci. Ciao Fabrizio. Ciao. Ci diamo del tu subito. Dell'invito, sì, direttamente, non ci sono problemi. Ok, allora, io negli ultimi appuntamenti di Extra Sport ho iniziato a far conoscere un'associazione che comunque già era molto conosciuta sul nostro territorio regionale, un'associazione che muove i primi passi ufficialmente nel 2001, Mauro, che ha una passione forte, quella per i motori, quella per il fuoristrada e ovviamente quella per la natura. Un inizio forse tra tanto scetticismo oppure un inizio subito con il grande entusiasmo non solo di Mauro e dei Topini Randaggi, poi mi spieghi il perché di questo nome, sì. Ma anche dei tanti amici che in questi anni avete conosciuto. Allora diciamo che la cosa è iniziata come tutte le cose iniziano per gioco, perché eravamo in 3 all'inizio, proprio 3 amici al bar, dedicata anche diciamo una delle riviste specializzate del settore. Ci ha dedicato 2 pagine scrivendo proprio queste 2 frasi: 3 amici al bar, una panda 4x4, altri 2 a piedi, e abbiamo insomma diciamo iniziato questa avventura tra i boschi. Poi man mano nel crescere, questo diciamo parliamo degli anni 80 già. Ah, quindi ben prima, ben prima. Però poi insomma la cosa si è incominciata a formare quando da 3 siamo diventati 4, 5, così insomma sempre un po' di più numerosi. E a questo punto, insomma, poi si è deciso, diciamo nel 2000 e qualcosa, di partire proprio con il piede giusto e far conoscere questo sport che era già conosciuto, voglio dire, a livello nazionale, però farlo conoscere in zona, in ciociaria, quindi ti vedevano tutti magari come persone che non facevano del bene alla natura, ma facevano del male. E ecco perché insieme a questa cosa poi, oltre al lato ludico-sportivo, parallelamente viaggia comunque la promozione del territorio, una serie di situazioni. E quel pizzico di follia, perché quel lo vedremo dalle immagini, sì, e Fabrizio ce lo confermerà, certo. Non è tanto semplice immaginarvi, come poi vedremo, con questi mezzi imponenti ricoperti quasi all'altezza, anzi oltre l'altezza sportello, da acqua e fango. Non siete tanto normali. Beh, diciamo che poi... Il mio sono ironico, eh? Esatto, certo. Tanto normali no, perché insomma, vedendo appunto queste immagini che... si capisce che oltre c'è anche molta la parte tecnica, quindi se uno si spinge a fare determinate cose con gli anni acquistata esperienza, e sì, per una persona, chiamiamola normale tra virgolette, dice ma questi non so proprio, però insomma fa parte comunque del gioco. Devo dire che il raduno in sé per sé non è proprio quello, perché il raduno è quello comunque di percorrere tratturi, strade con il rispetto, insomma massimo rispetto, e questo ci tengo a precisarlo, della natura. Poi come tutte le cose c'è proprio la parte più sportiva dedicata all'estremismo, che è quello magari che si vede, che sono gare, e vedremo magari in seguito. Fabrizio sorrideva, da delegato nazionale della Federazione Italiana Fuoristrada, qual è stato l'impatto che avete avuto con questa nuova associazione, quindi come vi siete conosciuti e soprattutto qual è la indicazione che trae la federazione nel vedere questo gruppo di amici, ormai sono tanti, al lavoro, alla riscoperta non solo della passione per lo sport estremo ma anche per la natura. Ma guarda, devo dire che la federazione è un organismo nazionale e al momento conta quasi 300 club associati in tutta Italia, associazioni o club che siano. A livello regionale
La federazione ha appoggiato e dato il massimo supporto alla nascita dei Topini Randaggi di Castro dei Volci, proprio perché era una zona abbastanza scoperta per questo tipo di attività, e che coinvolge, lo dico così a titolo di informazione, sul territorio nazionale sono circa 15.000 iscritti al momento, quindi è un settore del motorismo che ha molti appassionati. Oh, come in tutte le discipline, come ha già accennato Mauro, ci sono sia gli appassionati dell'estremo, ma la maggioranza degli utilizzatori di fuoristrada poi preferisce fare passeggiate, tranquilli, scampagnate con la famiglia, escursioni, e questo si riaggancia un po' alla importanza di queste associazioni per il territorio, cioè portare centinaia e centinaia di persone l'anno a Castro dei Volci, tanto per fare un nome, zone limitrofe, perché poi il raduno è circa 100 km, quindi spazia per tutto, diversi centri della provincia, diversi comuni. Quindi al di là dell'allegria che provoca questa carovana colorata di fuoristrada infangati che vanno nei paesini dove probabilmente non è che succede poi molto, dove non ci sono grossi scossoni durante la vita di ogni giorno, porta centinaia e centinaia di persone a conoscere il territorio, ad acquistare i prodotti tipici del posto, e spesso persone poi chiedono di tornare al di fuori dell'evento, e quindi qui c'è un indotto per quanto riguarda le strutture alberghiere, ricettive. Di carattere turistico. Di carattere turistico. Un buon club di fuoristrada, come quello dei Topini Randaggi, riesce a provocare migliaia e migliaia di visite all'anno nel territorio. Questa è la valenza, diciamo. Oltre alla grande passione per i motori che poi, questa è, che esatto, poi viene fuori. Poi, finisco. Gli appassionati, al tempo stesso, del posto, hanno un riferimento per praticare questa disciplina in sicurezza, senza andare a distruggere strade dove è vietato l'accesso. Perché è proprio la federazione che lo chiede. Certo, certo. Noi, uno dei nostri obiettivi è praticare questa disciplina in sicurezza e nel massimo rispetto dei luoghi attraversati. Quindi il fatto che esiste un'associazione è anche una garanzia per il territorio stesso, perché loro comunque sovraintendono gli spostamenti, sanno quali sono le zone vietate, sanno qual è invece il transito concesso, sanno ad esempio qual è il periodo migliore per andare a godere un certo bosco o un certo fiume del posto. Quindi comunque c'è una speccata sensibilità anche da parte dell'organizzazione e della federazione nel tutelare il patrimonio naturale. Ho chiesto qualche istante fa a Mauro il perché del nome Topini Randaggi, ALT. Lasciamo i nostri amici a casa un attimo, okay, in sospeso. Perché? Perché con Mauro abbiamo raccolto, Mauro ti ringrazio per questo, del materiale, ce l'hai portato, materiale degli ultimi anni, degli ultimi 7-8 anni, ve ne riproponiamo alcune clip. Io vorrei iniziare con la clip del raduno organizzato dai Topini Randaggi di Castro dei Volci nel 2004, è una clip musicale, le immagini sono pazzesche, perché devo dirlo, anche grazie a questa nuova conoscenza sto scoprendo uno sport, un'attività che conoscevo ma distrattamente e che voglio approfondire nella conoscenza anche di persona. L'ho già detto a Mauro in privato, lo ripeto in studio. Allora, vediamo una clip di alcuni minuti dell'edizione del raduno del 2004 organizzato dai Topini Randaggi. Il 2004. Raduno della Ciociaria. Vi proponiamo le immagini del raduno della Ciociaria, svoltosi a Castro dei Volci il 14 novembre 2004 dall'associazione Topini Randaggi, che dopo una notte di pioggia alle ore 10 hanno dato il via ai numerosi equipaggi giunti da ogni parte del Lazio per effettuare una divertente attività fuoristradistica, percorrendo antiche strade, insidiosissime fangaie naturali ed altre difficoltà tanto sognate dagli amanti del 4x4. Il roadbook comprendeva soste enogastronomiche, visite a musei e tanto divertimento per un totale di 90 km.
organizzazione, viste le avverse condizioni meteorologiche dei giorni precedenti e del fondo, hanno dovuto effettuare un taglio del tracciato. Nonostante ciò, la manifestazione è piaciuta a tutti, perché è stato possibile divertirsi in tutta sicurezza e con ogni tipo di veicolo, dal SUV al fuoristrada più preparato. Considerato due notti di pioggia, penso sarà proprio tanto fango. No? La Ciociaria allora è una terra propizia? Sì, prometto il bene. Sì, beh, anche perché il navigatore è di Ceprano. Perciò. È la prima volta che partecipa? No, con il mio ragazzo Sparone qui. La giornata si è conclusa con la cena in un ristorante tipico. Dopo essa si sono potuti sbizzarrire tutti in divertenti giochi. A seguire le premiazioni e il commiato. Il partecipante più lontano è arrivato dalla Sardegna e afferma che anche se ha dovuto percorrere molti chilometri per poter prendere parte a questa bellissima giornata, ne è valsa veramente la pena. I Topini Randagi vi danno appuntamento al 27 novembre per poter far nuovamente ruggire i cavalli in terra ciociara. Queste erano le immagini del raduno dei Topini Randagi nel 2004. Il perché di questo nome lo scopriremo tra qualche istante col presidente Mauro Perfiri. Rimanete con Extra TV. Salvare la vita di tanti bambini nel mondo. Ogni giorno l'UNICEF ha bisogno di vaccini, alimenti terapeutici, vitamina A, zanzariere. E ha bisogno del tuo aiuto. Puoi donare il tuo contributo anche subito, grazie all'iniziativa Orchidea UNICEF. Invia un SMS al numero 48548 al costo di 2 euro da mobile o da fisso. Invia un SMS che vale una vita. Buonasera e bentornati in Bizona. Il padrino d'eccezione, Michele Plastico. Allora, calciatori, pancia in dentro, petto in fuori, arriva il presidente. Bentornati in Extra Sport, bentornati su Extra TV con Mauro Perfiri e Fabrizio Pallocci a parlare dei Topini Randagi. Il perché di questo nome? Lo vogliamo dire? Sì, lo dobbiamo dire, perché comunque incuriosisce questa cosa qui. Diciamo che all'epoca degli anni 80, insomma, andando avanti e vedendo un cartone animato, così semplice è stata la cosa, un cartone animato, questo topino, questo sorcino che stava vicino a una Jeep e portava aiuti ad altri animali magari in condizioni diverse da quelle sue, che lui già insomma viaggiava con questa macchinina, mi è venuto Topini, perché Topini Randagio comunque, perché alla fine è quello che è, e ecco, ho lanciato questo nome, ho fatto il sito internet per scherzo, ho visto che gli accessi... topinirandaggi.it, ancora attivo, a disposizione degli utenti. E ho visto che gli accessi giornalmente, insomma, c'erano, poi magari incuriositi, ma che fanno, perché i contenuti erano quello che erano,
E ecco, siamo arrivati comunque ad oggi. Insomma, siete arrivati ad essere stati accreditati dalla Federazione Italiana Forestale. Fabrizio, con te voglio parlare, voglio aprire un'ulteriore finestra su questo argomento. Il ruolo che ha la Federazione a livello nazionale, il tipo di lavoro che viene comunque sviluppato nell'arco della stagione sportiva. Qual è il vostro compito principale? Ma diciamo, la federazione si occupa sia di dare supporto a queste associazioni o club locali, come abbiamo detto anche prima, e segue in particolare tutto il filone agonistico, quindi ci sono anche delle gare di forestale, delle manifestazioni sportive propriamente dette, quindi con premiazioni e classifiche ufficiali, e segue il settore dei viaggi all'estero in forestrada, che è un altro filone di cui poi magari un giorno parleremo. Ma soprattutto l'attività preponderante è l'attività radunistica, quella di cui Mauro si è fatto parte attiva qui nella nostra regione. E nel frattempo vediamo alcune immagini dell'edizione del 2005 del vostro raduno. Prego Fabrizio. Ecco, praticamente i raduni costituiscono un'attività privilegiata dai possessori di fuoristrada e dagli appassionati, perché proprio grazie ad esempio alle convenzioni assicurative che si hanno tramite la federazione, gli stessi organizzatori hanno dei costi molto contenuti, quindi, tanto per dare qualche numero, partecipare a un'intera giornata di divertimento con i pasti, che poi spesso sono a base di prodotti tipici, per due persone costa intorno ai 50 euro, 50-60 euro, cifre, 30 euro a persona moderate, per divertirsi una giornata intera, e questo grazie alle convenzioni che possiamo offrire noi come federazioni e grazie alla nostra forza nazionale, ma soprattutto grazie alla passione di chi lavora, perché qui ci sono mesi di lavoro dietro a questi eventi che durano una giornata, di lavoro corretto, di interfacciamento con le autorità locali, con i vari comuni attraversati. È semplice lavorare con le autorità locali? Mai, mai, non è mai semplice. Lo diciamo a gran voce, non è purtroppo nemmeno in un'attività che è di fatto promozionale per il territorio, è semplice lavorare con le istituzioni locali. Perché si vanno comunque a diciamo, sollecitare degli organismi. Il problema in realtà sta a monte. In Italia la giurisdizione sul territorio non è che sia ben chiara. Per alcuni aspetti siamo ancora l'Italia feudale, dove c'è il comune, c'è poi la provincia, c'è poi l'ente parco, c'è poi la provincia di nuovo, però con la polizia provinciale. Insomma, in realtà è difficile sapere se si è a posto nel fare una manifestazione del genere, ma questi sono problemi che hanno anche chi va in bicicletta, chiunque pazzesco, usa il territorio. Insomma. E da questo punto di vista il ruolo della federazione è decisivo. Esatto, noi diamo un supporto in termini di normative, di proprio consulenze tecnico-legali per mettere in condizione gli appassionati di poi mettere in piedi queste manifestazioni sono che tanti. Poi alla fine piacciono a tutti. Stiamo vedendo dalle immagini, questo è il raduno del 2005, Mauro lo confermerà, sì, sì. Centinaia di persone tra chi poi in prima persona sale e guida questi mezzi, questi fuoristrada e gli amici, i parenti, gli appassionati, perché comunque c'è al di là del semplice evento un contorno che diventa, l'abbiamo già detto, veicolo di promozione turistica del territorio, diventa l'occasione del raduno, diventa un momento per ritrovarsi, per riscoprire alcuni paesi, per fermarsi di fronte a un piatto di fettuccine funghi porcini, e qui io sono un campione assoluto, lo dico così, svelo subito le carte, però in tutto questo, e ci torno sopra, Fabrizio, voglio ancora sentire il tuo parere, in tutto questo non può non esserci un pizzico di follia. Guardiamo le immagini, cioè, ci deve essere, positiva. È un'attività che sicuramente, guarda, impressiona molto più da fuori che non da dentro la macchina. È un'attività che chi non l'ha mai praticata chiaramente difficilmente riesce a capire anche il divertimento che si prova. In realtà poi tutti siamo appassionati di motore, un po' chi per le moto, chi per le macchine. Questa è la disciplina in assoluto più economica e più divertente legata al mondo della guida. Cioè guidare in queste condizioni, guardi ad esempio queste immagini, la discesa, questi sono mezzi che pesano oltre i 20 quintali, va in crisi a 20 all'ora, a 18 all'ora, quindi già a 18 all'ora si devono mettere in atto quelle correzioni di guida che in pista si hanno a 180 all'ora. Addirittura. Quindi c'è meno pericolo, c'è meno spesa perché sono mezzi di serie, normali, non servono particolari trasformazioni. Quelle che vedi sono macchine di serie con gli adesivi attaccati, quindi sono macchine che
nel 90% dei casi, lunedì mattina poi vengono usate per andare al lavoro. A meno che non si è patiti e lì subentra, no? A meno che poi non si è particolarmente appassionati e hanno, tanti hanno delle macchine dedicate per fare questa cosa, no? Però se guarda bene ci sono delle macchine assolutamente di serie che lunedì vanno un po' infangate, vanno poi in ufficio, insomma, o al lavoro, ecco. E quindi, come dire, questa è anche un'opportunità per gli appassionati di motori e di guida di fare della guida un po' sportiva e comunque impegnativa al di là della velocità, in sicurezza e senza spendere cifre tipiche delle attività professionali. Di altre attività. Mauro, per voi è comunque un modo anche per promuovere questo sport, perché mi sembra di capire, leggendo i dati, che dal 2001 si è partiti con circa 32 vetture ed 80 persone, si è arrivati all'edizione del 2007 con 165 vetture iscritti e centinaia e centinaia di persone tra equipaggi e pubblico presente, quindi anche per voi una crescita importante come associazione. Esattissimo, cioè come dicevo la prima edizione è l'edizione prova, quella che poi magari uno non sa come muoversi e quindi il numero comunque degli iscritti è stato 20 equipaggi. E col passare del tempo e degli anni logicamente l'associazione è cresciuta, si è diventata più forte anche perché sono entrate altre persone specialiste, magari poi potremo vedere i dettagli successivamente, quindi ci siamo suddivisi dei compiti veri e propri, quindi diciamo che è un proprio lavoro non retribuito e quindi se uno nella prima edizione riesce a dare il massimo, la seconda sarà sicuramente più numerosa perché dice ma guarda lì si organizza bene, funziona tutto, arrivano equipaggi da tutta Italia, arrivano equipaggi da tutta Italia e quindi siamo arrivati da 20 equipaggi per non fare tutta la storia degli anni a 160 equipaggi, che non è cosa da poco, voglio dire, muovendo un numero di persone, perché se facciamo 160 per 2 e sono quelli che sono in macchina, più tutte le altre persone che magari vengono a vedere e magari in giornate, non dico quelle che abbiamo visto adesso nel video, magari un po' più soleggiate. Che però sono ideali per il tipo di percorsi che volete sviluppare. E quindi voi. Troviamo quei boschi così pieni di persone, cioè abbiamo dato vita a un qualcosa che magari nel resto degli anni lì, cioè nei periodi degli altri periodi degli anni non passa nessuno. E la cosa bella e fondamentale, che sono 2 anni che la stiamo provando, anzi 3 anni, questo dovrebbe essere il quarto, di fare questo raduno itinerante, cioè Castro dei Volsci, e Castro dei Volsci per noi è il nostro paese. È casa vostra. Okay. Però di partire, di cercare di trovare collaborazione da parte degli altri comuni, di partire in comuni limitrofi, dando così anche agli altri la possibilità comunque di avere diciamo questa mega festa, di far muovere comunque anche le attività locali, no? Perché insomma tutta quella gente in un paesino che arriva a 500, 800, 1000 persone in 2-3 ore, perché poi diciamo sono 2-3 ore, poi il resto, e comunque c'è lavoro. Abbiamo sperimentato la sosta enogastronomica, quindi ecco parliamo appunto la parte sportiva ludica e la sosta enogastronomica che è stata accettata benissimo, perché, come tutte le cose. E niente, ogni anno si cerca di dare qualcosa di più, preparare anche i pacchetti, perché c'è gente che viene da lontano, viene il giorno prima, di un albergo. Quindi albergo, insomma la strada è quella giusta. La strada è positiva. L'aiuto, ci deve arrivare qualche aiuto in più da parte, ecco come diceva appunto Fabrizio, dagli enti, chiamiamoli locali, perché comuni, vabbè, i comuni nostri, devo dire quelli che tocchiamo sono massimo rispetto per noi e altrettanto noi per loro, però le istituzioni maggiori tipo le province o la regione ci devono dare un po' più di elasticità nel, sempre rispetto nelle regole dico, nel creare meno problemi a livello proprio burocratico. Mentre vediamo in sottofondo ancora altre immagini dell'edizione del 2005, chiedo a Fabrizio, il territorio della provincia di Frosinone, ma in parte anche quello di Latina, anzi anche direi anche quello di Latina, si presta a questo tipo di attività. Ecco perché il 30 novembre si sta organizzando l'ottavo raduno della Ciociaria con i domini di randaggi, ne parleremo nel corso di questo appuntamento. Fabrizio mi diceva quando eravamo in pubblicità che anche il 1 novembre, dove è da confermare, c'è un appuntamento molto importante sempre qui in provincia di Frosinone. Sì, c'è un evento specifico di fuoristrada estremo di rilevanza nazionale, è un campionato nazionale, per essere più precisi è la finale, quindi è un po' l'evento clou di questo campionato, con la partecipazione anche di equipaggi esteri su questa disciplina.
Allora, tutto ciò avviene in un periodo di assoluta fuori stagione turistica, in un paesotto che altrimenti probabilmente a novembre non avrebbe molto altro da fare, che è agli altipiani di Arcinazzo. E questa è un'altra manifestazione che si svolge in Ciociaria e che, come dire, è importante sia per il territorio, per gli appassionati, e merita quantomeno una visita, perché è una disciplina molto molto spettacolare anche solo da vedere. Casomai noi ci torneremo, noi di Extra TV ci vediamo, torneremo, se sarà grazie possibile, a voi organizziamo volentieri, preparare una serie di servizi e di appuntamenti per presentare anche l'appuntamento del 1° novembre agli altipiani di Arcinazzo, che sono comunque un centro estremamente interessante della nostra provincia, che vive in varie stagioni, che però può trovare un ritrovato entusiasmo, una ritrovata passione proprio con i motori, grazie alla Federazione Italiana dei Fuoristrada. Prego Fabrizio. Anche a Latina, la domenica scorsa, c'è stata una gara di trial 4x4, che è una disciplina, una specialità proprio che ha alcuni punti in comune con i funamboli, praticamente, che sono dei passaggi molto molto tecnici, quasi al limite delle leggi della fisica. E si è svolto a Latina, sono stati presenti 18 equipaggi ed era una tappa valevole per il campionato regionale, perché del lato agonistico c'è anche un campionato regionale, quindi c'è anche lì attività sia di tipo radunistico che di tipo agonistico, sì. E questo è comunque un ulteriore punto di forza del raduno della Ciociaria, della vostra attività, della vostra federazione. Del raduno della Ciociaria parleremo con Mauro Perfidi insieme agli altri ospiti che Mauro ha portato, che abbiamo invitato e che Mauro ha accompagnato. Questo mi fa particolarmente piacere, un'attività che, come detto, non si svolge solamente in determinati momenti dell'anno, un'attività che per questo evento prevede un lavoro di un anno di fatto, cioè di 10-12 mesi. Mi stavi dicendo che c'è una serie di attività che devono essere svolte a monte. Certo, esatto, cioè, poi magari parleremo meglio quando arriveranno i tecnici. Beh, diciamo sì, la forza, diciamo, di questa cosa, di questo evento e comunque di tutta l'associazione è che siamo comunque un numero, considerato la provincia, considerato il tipo di attività, che non è come, voglio dire, il calcio, senza togliere niente al calcio, per carità, ci mancherebbe. Siamo comunque quasi 50 iscritti, quindi la forza è che tutte le 50 persone comunque operano in maniera, non trovo aggettivi, però c'è una massima collaborazione per portare poi, per arrivare a questo giorno dove tutto il paese comunque partecipa diciamo, all'organizzazione dell'evento, perché si parte, è vero, un anno prima, partono prima i tecnici, parte prima la parte burocratica, poi man mano, come tutte le attività, cioè diciamo tutte gli eventi, più ci si avvicina all'evento e più tutti poi vogliono dire: no, ci voglio stare pure io, fatemi fare qualcosa. E quindi arriviamo a numeri, dico esagerati, potrebbero sembrare esagerati ma non è così, di persone che lavorano, magari i numeri sono direttamente o indirettamente coinvolte. Sì, scendiamo poi, li diciamo dopo i numeri magari. Ci avviciniamo al prossimo break. Io ringrazio Fabrizio Pallocci, delegato nazionale della Federazione della Fuoristrada, per aver accettato il nostro invito, per la conoscenza. Dico a Fabrizio, Extra TV è sensibile a questo tipo di promozione, perché è nostra intenzione far conoscere, grazie agli addetti ai lavori, quindi grazie a voi, sport che mettono in stretto connubio non solo l'evento e quindi l'escursione con il motore, ma anche la riscoperta della natura e delle tradizioni. Quindi Fabrizio, saremo ben contenti, ben lieti di riaverti qui ospite nei nostri studi. Grazie. Okay, grazie anche a voi per l'ospitalità, speriamo di collaborare insieme per questa nuova rubrica, va bene? Ok, allora un piccolo break, parliamo ancora di fuoristrada, parliamo di natura, parliamo di motori, lo facciamo con i topini randaggi di Castro De Volci. Rimanete con Extra TV. Salvare la vita di tanti bambini nel mondo, ogni giorno l'UNICEF ha bisogno di vaccini, alimenti terapeutici, vitamina A, zanzariere.
Sostieni anche tu l'invio di questi beni essenziali con l'Orchidea UNICEF. Il 4 e 5 ottobre i volontari UNICEF ti aspettano in 1000 piazze italiane. Cerca quella più vicina a te su unicef.it o chiama il nostro numero verde. Scegli l'Orchidea UNICEF, così preziosa che può salvare la vita a un bambino. Buonasera e bentornati in Bizona. Il padrino d'eccezione, Michele Plastico. Allora, calciatori, pancia in dentro, petto in fuori, arriva il presidente. Bentornati in Extra Sport, bentornati su Extra TV. Parliamo di fuoristrada quest'oggi, lo facciamo a 360 gradi con gli amici dell'associazione Topini Randaggi di Castro De Volsci. Presente in studio il presidente dell'associazione Mauro Perfili. Ci ha raggiunto un altro amico, un altro ospite, un altro appassionato di motore e di natura, Franco Droghei, responsabile tecnico dell'ottavo raduno della Ciociaria. Ciao Franco, grazie anche a te. Con Franco qui si scherzava quando eravamo in pubblicità. Franco diceva: se la prima volta vado in televisione, perlomeno una delle prime volte sono un po' nervoso. No, ma il mio presidente che c'è è molto il presidente sciolto, che invece va da solo, ma lui è il presidente, quindi lo può fare. Lo può fare, sì. Vabbè, insomma, mi fate diventare rosso. Poi no, allora è tinta con la camicia. È così, è così. Camicia, infatti mi sono fatto prestare pure il giubbino proprio apposta. Allora, con te Franco e poi il prossimo ospite insieme a Mauro iniziamo a parlare di quello che è l'evento del 30 novembre. Prima però voglio togliermi anche una curiosità. Certo. Mi sembra di capire dalle immagini che ci avete fornito, che ci avete portato, che i Topini Randaggi, oltre ad avere passione per lo sport, per i motori e per la natura, anche hanno una forte vocazione per la musica. E perché? Vogliamo raccontare perché i Topini Randaggi sono fortemente legati al mondo della musica? Presidente. Allora, la musica, vabbè, sta nella passione proprio di tutti. Quello che è di tutti, però è stata quasi una telefonata per scherzo che ho ricevuto da parte di uno studio, non diciamo insomma quale, perché dovevamo fornire inizialmente solo dei mezzi per questo video. Un videoclip musicale. Per fortuna abbiamo comunque un nutrito parco macchine, anche se non è tutto nostro, però amici degli amici, insomma, riusciamo a dare quello che chiedono. E hanno chiesto una serie di fuoristrada perché dovevano girare questo clip. Inizialmente dico, vabbè, ma vediamo, la cosa è troppo... E chi sono gli artisti? Li posso dire? Oppure? Devi. Sono Alex Britti ed Edoardo Bennato insieme. Inizialmente mi è sembrata un po' una bufala, perché dico, ma possibile noi, cioè di tutti quelli che girano cercano noi che... No, dice, perché, ma guarda, abbiamo preso l'elenco, il nome è stato così curioso che non potevamo chiamare prima i Topini Randaggi, meglio così. Poi lì le macchine e poi anche le comparse, perché se si vedrà un pezzettino del video, praticamente a parte le quattro ballerine professioniste, tre che sono, tutto che il non resto passano inosservate. Che non passano, certo, tutto il resto è la ciurma dei Topini Randaggi. E quindi è stato un videoclip, contattati successivamente da altre, sempre dalla stessa società, per altri videoclip, però poi il tempo, voglio dire, ognuno di noi fa tutt'altro lavoro, questo è un hobby, però insomma adesso sta diventando anche molto impegnativo. Franco, non è che vi montate la testa anche i videoclip musicali? No, no. Rimane tranquilli. Un modo per stare insieme e per vivere questa passione. E allora, sport, motori, natura e musica. Mandiamo un estratto del videoclip della canzone Notte di mezz'estate, Bennato Britti e i Topini Randaggi. Il videoclip. Di mezza estate, feste improvvisate,
alle chitarre, ma angeli sotto le stelle. Sì. E questo è un piccolo estratto, certo, no? Abbiamo visto i mezzi, abbiamo visto una ciurma. Anche perché l'estate scorsa, voglio dire, questo video e la canzone, per fortuna, insomma, a loro ha dato dei grandi risultati, ma pure a noi, insomma. In termini di pubblicità, perché c'è un ringraziamento anche ai Domini, certo, Randaggi, sì, l'abbiamo visto. Sì, diciamo, no? Nei titoli di coda, che poi non vede nessuno, perché quello che è, però almeno, insomma, c'è, diciamo, ringraziamento. C'è molto di Castro dei Voci, della Ciociaria, nel video di Britti e di Bennato. Franco, iniziamo a scendere nel dettaglio. Il 30 novembre c'è l'ottavo raduno della Ciociaria, un lavoro impegnativo di preparazione per un evento che deve essere ancora definito. Qualcosa l'abbiamo detta con Mauro. Con te iniziamo a scendere nel dettaglio. Innanzitutto, i numeri. Possiamo già stimare gli equipaggi che saranno presenti, oppure tutto è ancora lavoro in corso, work in progress? Allora, se l'anno scorso sono stati 160, quest'anno 200. Almeno 200? Almeno 200. Quindi minimo ci sono tra le 400 e le 500 persone che saranno direttamente impegnate. Impegnati, sì. Piloti, navigatori e meccanici. E meccanici. Adesso si parte subito con i permessi. Dopodiché, una volta ottenuti i permessi, ce ne andiamo alla ricerca del percorso più idoneo. Percorso che quindi per grandi linee ancora non è stato definito? Ancora no, perché i permessi stiamo un po' in ritardo, perché cerchiamo di portare queste partenze a più comuni. Abbiamo un appuntamento con il comune di Pofi, se è interessata a sta cosa, e cerchiamo di fare la partenza sul comune di Pofi. L'anno scorso abbiamo toccato il comune di Villa Santo Stefano. E cerchiamo c'è un volontà attimo da parte vostra, Franco, scusa che ti ho interrotto, sì, di coinvolgere più centri della più provincia di Frosinone. Sì, questo penso che già l'ha detto il mio presidente qui, di far conoscere proprio questo sport in alta scala. E vediamo un attimo come di riuscirci. Avete sensazione che arriveranno tanti equipaggi non solo dalla regione Lazio ma anche da altre regioni? Sì, quest'anno forse arriveranno alcuni equipaggi dalla Sicilia e dalla Sardegna. Qualche contatto già c'è stato, poi vediamo un attimo a definire questa cosa. E questo è un grande risultato per tutti voi, ma no? Ma come no? Senti, tu sei responsabile tecnico del più sulla sicurezza. Sicurezza. Estremamente sempre importante. Ecco, sì. Abbiamo ancora delle immagini che chiedo alla regia sì, di mandare, immagini pazzesche dei vostri mezzi che si tuffano in vere e proprie buche. Ma una delle domande che devo farti è come si immagina un percorso? Per esempio, io ho visto nelle immagini che abbiamo lavorato stamattina in una fase che voi trainate delle gomme, dei copertoni caricati per tracciare il percorso, chiedo da profano. No, se mi permetto, ecco, di interrompere questa cosa, devi, hai toccato comunque un tasto veramente fondamentale. Quella è una parte, diciamo, della bonifica del percorso, in quanto comunque ci teniamo moltissimo a attraversare questi posti dove l'occhio, voglio dire, dice deve vedere comunque che il tutto sia pulito. Purtroppo giriamo tra i boschi, tra una serie di territorio, e in mezzo si trova di tutto, tra frigoriferi. Pazzesco. Ecco. Allora, e aggiungo un pezzettino, parallelamente a questa attività noi ci dedichiamo non solo comunque diciamo allo sport vero e proprio, ma comunque anche a bonificare i boschi in questo genere. Lo smaltimento è a nostro carico e ha un costo veramente elevato, perché smaltimenti delle gomme di lavatrice è quello che è, e insieme a questo, oltre che a pulire, aggiungo, esco un attimo fuori dalle virgolette, facciamo anche attività benefica, tipo collaboriamo spesso con un'associazione che si chiama Bambini nel Deserto, magari in una prossima volta volentieri. Facciamo raccolte umanitarie, insomma tutto ciò che fa del bene alle persone che ne hanno bisogno. Assolutamente, insomma. Bisogno. Ecco. Franco, quanto è complicato lavorare per la sicurezza di una manifestazione bella, affascinante, entusiasmante, ma pericolosa? Sì, un po' pericolosa, però con l'occhio giusto riesci a superare tutti questi ostacoli. Praticamente devi crearti una sala operativa dove c'è la persona giusta che praticamente ti manda le persone nei punti più a rischio.
Tutto questo è stretto contatto con Croce Rossa, Protezione Civile? Ma no, più con i nostri soci. Operatori. Operatori, sì. Vengono dislocati alcune aree, quando uno va in cerca di questi percorsi, dice sì, qui c'è bisogno di una persona. C'è una criticità per cui c'è bisogno di alcuni operatori, ma anche di mezzi, perché ho visto dalle immagini, io lascerei andare la clip, perché ne abbiamo un'altra che riguarda il 2007, ne abbiamo tantissime. Non basta un'ora per proporre tutto il materiale video che gli amici di Castro ci hanno mandato. Gli aiuti da persone esterne, quindi se vedi anche trattori e... Trattori che servono poi a tirar fuori questi mezzi. Aggiungo, ecco, a parte proprio la parte tecnica che siamo noi 30-40 persone, posso dire che nell'ultimo raduno hanno operato intorno all'evento più di 100 persone e non è poco, tutte gratuitamente. Abbiamo avuto, dalle immagini si è visto, un aereo a disposizione per le riprese per il Ponte Radio, che non è cosa da poco. Spettacolari, peraltro. Poi, certo, ambulanza, Protezione Civile, tutte le autorità fanno la loro parte, e le ringraziamo perché sono sempre disponibili, ripeto, gratuitamente. E contribuire, ecco, vediamo qui la parte enogastronomica, una delle soste, dicevo. Non mi devo distrarre. E quindi questi numeri sono insomma veramente alti per magari un evento che dice: ma è possibile, in una giornata di 5 ore bisogna lavorare così tanto? Sì, bisogna lavorare tanto. La nostra forza è il gruppo. E ecco. Perché farlo, Franco? Perché buttarsi a capofitto in questo tipo di passione? Perché piace. Perché? Poi per far conoscere veramente i nostri posti. Del 30 novembre abbiamo detto, e torneremo a dire anche nelle prossime settimane, dai tu agli amici che sono a casa un buon motivo per quantomeno venire a vedere, non dico iscriversi, almeno se ci sono degli amici che si vogliono iscrivere possono farlo attraverso il sito internet. Sì, 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 dal sito internet tra un po' ci saranno, adesso c'è solo la locandina. topinirandaggi.it, www.topinirandaggi.it. Chiedo a Franco, dai tu un buon motivo agli amici che sono a casa per venire a Castro, comunque nel percorso il 30 novembre. Quest'anno forse pioverà. E questo è un buon motivo, perché quindi è un buon motivo il percorso diventa ancora più accidentato, ancora più spettacolare. Per gli amanti dei 4x4. Però per te c'è più lavoro. Ma non fa niente. È un appassionato, eh? Sì, tantissimo. Io potrei dire uno solo così, provare per credere, ecco. Perché l'abbiamo utilizzato i primi anni e devo dire che ha portato sempre fortuna. Chiunque ha un quattro ruote può avvenire, anche perché forse questa è una cosa che abbiamo, diciamo, perché vedendo le immagini dico: ma io ho una macchina... è una macchina che costa X soldi, non la vengo a rovinare e a graffiare lì. Noi comunque tutti gli anni facciamo due percorsi, uno dedicato alle macchine comunque normali, tradizionali, magari però un po' gommate, un po' più vecchiotte, e l'altra, diciamo, per non dire a macchine che abbiano un costo comunque elevatissimo, per un percorso veramente soft, dove lì si farà un percorso solo esclusivamente cultura, enogastronomia e divertimento. Ne parleremo ancora. Io ringrazio Franco Droghei per essere stato qui con noi, trattengo ancora il Presidente per l'ultimo blocco, dico agli amici a casa, rimanete ancora con Extra TV, abbiamo altre immagini, abbiamo altre inquadrature spettacolari da proporvi, e allora un piccolo break, rimanete con noi. In Bizona, il padrino d'eccezione Michele Plastico. Allora, calciatori, pancia in dentro, petto in fuori, arriva il Presidente. Sport, bentornati su Extra TV, si parla di fuoristrada, un appuntamento che abbiamo voluto dedicare completamente a questo sport, a questa passione. Perché? Perché la nostra regione è una regione che vive anche e soprattutto di entusiasmo intorno ai motori, ma non parliamo semplicemente di F1 oppure di MotoGP, parliamo di fuoristrada. Con i topini randaggi di Castro dei Volci
stiamo scoprendo una serie di attività e di iniziative. È ben inteso, tutte le associazioni, i club che operano nel Basso Lazio, nelle province di Frosinone e Latina, troveranno in Extra TV, troveranno ad Extra TV le porte spalancate. Quindi vi aspettiamo qui per parlare insieme a voi. Il contatto, ve lo ricordo, potete contattarci all'indirizzo di posta elettronica sport@extratv.it. Ripeto con calma, sport@extratv.it per interagire con noi e per proporci nuove iniziative e nuove collaborazioni. Abbiamo un altro ospite, abbiamo salutato Franco, con noi c'è Enrico Vitaterna, responsabile della logistica dell'Ottavo Raduno della Ciociaria. Ciao Enrico, a tutti, ciao. Grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Con il presidente Mauro Befili stiamo parlando dell'appuntamento del 30 novembre, l'abbiamo fatto anche con Franco. Enrico, chiedo, visti i numeri e l'impegno delle persone, diventa comunque un lavoro quasi massacrante, perché fondamentale la sicurezza, fondamentale l'organizzazione, i permessi, fondamentale la logistica. Come è facile o meno coordinare tutte queste persone, anche quelle dell'ultima ora che diceva il Presidente, arrivano per dire voglio dare una mano? Non è cosa semplice, no? No, non è una cosa semplice. Diciamo che noi dalla logistica partiamo da mesi prima. Organizziamo percorsi, io sono detto anche in relazione con il pubblico, curo le mail, i contatti con la stampa, con nuove persone che vogliono entrare in questo mondo. E da quello che mi sembra di capire aumentano anno dopo anno. Sì, diciamo che dal 2000 fino adesso siamo andati sempre aumentando. Possiamo dire che questa edizione non solo vi consacra rispetto al palcoscenico nazionale, ma ce l'ha detto anche Fabrizio Pallocci, delegato nazionale della FIF, però vi carica di responsabilità, Enrico, perché comunque non potete, anzi non dovete far brutta figura. Certo. Adesso con il passare degli anni, insomma, ogni anno è, chiamiamolo così, è una festa per noi, però anche una responsabilità, sarebbe brutto, insomma, fare brutta figura, e per questo ci prepariamo mesi prima per arrivare all'evento dove tutto sia perfetto, da giorno prima, una settimana prima, da, come diceva Franco, ai permessi, alla ricerca del percorso adatto, a quella mattina, alla relazione, all'incontro con i partecipanti. Non so se posso farla a te questa domanda e poi torno al Presidente. Si è capito che se il tempo è inclemente, il percorso ne guadagna di spettacolarità. E se non piove, l'acqua dove la prendiamo per fare il fango? Se non piove, diciamo che il percorso è sempre quello, il sottobosco in quel periodo è sempre un po' umido, poi c'è qualche buca sempre naturale, insomma, che si può riempire, che si può riempire oppure rendere ancora più accidentato. Più, sì. Sorride Mauro. Sì, perché ci stiamo chissà che cosa ci stiamo attrezzando per cose che non possiamo dire in questo momento, perché non i contatti, voglio dire, non sono definiti, quindi magari non ci buttiamo avanti. Allora, però, Mauro, se non sbaglio, scusate troppo, queste sono le immagini dell'edizione del 2007, esatto. Dell'ultima edizione. Purtroppo asciutta. Asciutta, però mi sembra comunque spettacolare, diciamo, sì. E complicata. Guardate che passaggi. Sì, diciamo passaggi molto tecnici. Qui ci troviamo praticamente nel bosco di Villa Santo Stefano e colgo l'occasione per ringraziare comunque il sindaco che è stato, anzi è stata, perché è una signora, gentilissima, quindi insomma di solito dopo l'evento si chiama, dice come ci siamo comportati, anzi devo dire che ha chiesto collaborazione per altre cose, insomma si vede, però ecco, ripeto quello che abbiamo detto prima, vogliamo essere proprio itineranti perché dare a tutti la possibilità di, insomma, di avere questa cosa che è cresciuta, dico veramente in maniera notevole, visto anche comunque dai media che ci contattano. Abbiamo questa fortuna di uscire in edicola il mese successivo all'evento con un DVD, quindi ringrazio Eliano Zanotto, che è un editore di Bergamo, Fuoristrada in Video, che praticamente si occupa di tutta l'attività nazionale del Fuoristrada, e puoi immaginare quanti video ha da mandare in onda in 50 minuti, e diciamo che noi siamo un po' i privilegiati di questa uscita. Adesso c'è anche Extra TV. Quindi ecco, dicevo, innanzitutto grazie di aver dato a noi e a tutti la possibilità, insomma, di far vedere quello che facciamo. C'è Extra TV che spero ci seguirà, lo dico qui sarà in diretta, così non potete dire più di no. Sarà così. Successivamente così fino al 30 e magari dopo per le altre attività. Scusate un attimo, scusa Presidente, sì. Enrico, che vi passa per la testa
in un momento del genere, guardate queste immagini, che cosa vi passa? Io te lo posso dire perché praticamente non so se ci sono qui le immagini, Henry, sì. Sono stato il primo a testare quel passaggio e diciamo che per tirare... Qui siamo ancora a Villa Santo Stefano? Sì, è Villa, e quindi la mia macchina è entrata lì dentro per tirarla fuori, grazie a Franco, a Enrico e a due trattori, ci abbiamo messo un pomeriggio per riportarla a casa e non dico le condizioni. In quale condizioni? Insomma. Enrico, ecco. che scarica uno prova dentro? Innanzitutto una scarica di adrenalina molto, molto, molto importante. Poi, ecco, alla guida di queste macchine, cioè, tutti possono partecipare. Cioè, non è che qui viene il pilota, l'esperto o l'istruttore. Cioè, qualsiasi uno che ha un fuoristrada con quattro gomme, un po' tassellate, un po' di coraggio, il brivido in sempre sicurezza nei nostri percorsi. Poi, questo passaggio è spettacolare. Se il passaggio non viene superato, la logistica, ecco, rientriamo noi nel discorso, ci sono tutte le attrezzature, trattori e così via per tirarli fuori dall'impaccio. Cioè, chi ci riesce, come questa auto di Torino, l'unico ci riesce, di 160 macchine. Sì. L'unico di 160 macchine, passare... una macchina lì che è riuscito, diciamo... Spettacolare. E il divertimento è anche quello di sfidare se stessi. Di poi, come vedi, è tornato indietro e ha aiutato... anche il prossimo, cioè certo, anche di aiutare il prossimo, quello che viene dietro, cioè non solo guardare avanti, ma anche perché si parte in fila, diciamo, uno ogni minuto, e guardare quello dietro, le difficoltà. Se riesce a passare a passare meglio. Quella è la regola principale, il rispetto per tutti, quindi se passo io bisogna aspettare l'altro, perché se in quel punto non c'è assistenza non devo e fare. E dietro, vediamo sullo sfondo, le immagini, tantissime persone. Il tutto avviene in sicurezza, il tutto avviene con un'organizzazione che è certosina, come vedete, ragazzi pronti a infangarsi. Devo dire pronti a tutto perché basta vedere dopo la cena, come siamo ridotti, voglio dire io un po' meno, devo dire voglio essere un po' presidente, vabbè, non si sporca un po' meno, vabbè, quest'anno mi sono sporcato il presidente, diciamo, il punto di riferimento, e invece dovrebbe però... essere il primo a darle sei beh, diciamo, io le faccio nei giorni prima, poi il giorno dell'evento magari no, quello che mi fa piacere è che nel commentare queste immagini avete stampato sul volto un sorriso fantastico, che testimonia che questa non è solo una passione, è proprio un vero amore per la natura, per i motori, per, ripeto, per l'entusiasmo che uno ci mette nel buttarsi anche in queste sfide, perché no, impossibili, che aiutano nella vita di tutti i giorni, perché scaricare adrenalina, uno penso qui acquista anche sicurezza, coraggio ci vuole. Poi considerato il periodo molto asciutto della passata edizione per tutti i raduni che si sono fatti nel Lazio, quando sono venuti magari anche impreparati a trovare una pozza di acqua del genere, noi gliel'abbiamo fatta trovare, allora, questo per dire che facciamo di più. Le ultime battute, sì. Noi ci ritroveremo come detto, io intanto ringrazio anche Enrico Vitaterna, responsabile logistica per l'ottavo raduno, per essere stato qui in nostra compagnia, e ti auguro un buon lavoro, perché da quello che ho capito non ti annoierai nelle prossime settimane. Da qui al però sono contento di farlo. E se è capito, fidati, se è capito. Al presidente, a Mauro Perfidi, dico grazie per questo incontro che adesso dobbiamo cercare di così rendere settimanale, mensile, cerchiamo di ma capire anche come. Settimanale perché diciamo che ne abbiamo di argomenti e di immagini. Ti rubo un secondo solo per dire grazie a queste immagini a Ernesto De Giuli, che è un'altra associazione che collabora con noi per quanto riguarda la parte video, è quello che poi fornisce tutte le immagini, associazione multimediale castrese, Ernesto De Giuli, Francesco De Giuli e tutto il suo equip di lavoro, la squadra di lavoro, che appunto ci supporta nelle immagini video, che poi ecco diamo la possibilità insomma a tutti di per vedere. Contattarvi possiamo dare un numero di telefono oppure basta il sito? Basta il sito www.topinirandaggi.it e c'è email, c'è tutto quello che ci deve essere, la nostra storia, le nostre attività, i nostri video si trovano in edicola il mese successivo al evento, dico grande evento perché quest'anno teoricamente almeno i preparativi sono per un grandissimo evento. Grazie anche a Extra TV che ci ha dato un po' più di forza per andare avanti, cioè dicendo non siamo solo noi a saperlo, ma adesso abbiamo un supporto che dà la possibilità a tutti, anche chi sta a casa magari vicino al Fuocherello il 30 novembre, di vedere quello che insomma il numero X di persone farà. 30 novembre 2008, ottavo raduno della Ciociaria, organizzato dagli amici dell'associazione Topini Randaggi di Castro dei Volsci, passione per i motori, passione per la natura, con quel pizzico di follia che c'è tutta. Torneremo a parlarne,
Ringraziamo ancora tutti gli amici che sono stati in nostra compagnia. Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi. Vi invitiamo a rimanere con Extra TV. Vi invitiamo a rimanere con la televisione che per voi è pronta a tutto. Grazie, alla prossima.